Venditalia 2022 continua. Siamo allo stand della Magex, l'azienda di produzione di distributori automatici vicentini, che è cresciuta ulteriormente negli ultimi anni. Ne parliamo tra pochissimo con l'amministratore delegato Mauro Maulema. Prima ancora presentiamo la nuova leva, la nuova responsabile marketing dell'azienda. Valeria, benvenuta. Grazie. Allora, intanto andiamo a spiegare come nasce questo vostro bellissimo stand con tutte le sezioni da cui è composto. Sì. Allora, questo stand prevede di rappresentare il più possibile le nostre macchine, perché sono molte e molto diverse tra di loro. Abbiamo portato uno slogan che è Next Generation Vending, proprio per sottolineare che siamo qualcosa di più del vending, cioè ci posizioniamo sia come distributori automatici normali, ma anche come negozi automatici. Infatti, oltre alle classiche merendine, prodotti, bevande che si trovano comunemente nei distributori automatici, le nostre macchine possono ospitare molti altri prodotti, per esempio le bottiglie di vino, oppure prodotti alimentari, gelati, prodotti refrigerati, e quindi è un prodotto molto molto versatile. Beh, diciamo che poi Magex è andata ad essere famosa negli anni proprio per questa gran varietà di prodotti distribuibili dai vostri distributori. Mauro, intanto grazie per essere qui di nuovo dopo ben 5 anni. Vedo che l'azienda è cresciuta anche e soprattutto nei concept dei distributori che siete andati a presentare. Riepiloghiamo veramente in un minuto ciò che è successo negli ultimi 5 anni in casa Magex. Ciao Fabio. Allora, Magex sta crescendo, il trend è positivo. Abbiamo più che raddoppiato il fatturato negli ultimi 3 anni, è costantemente in crescita. Abbiamo raddoppiato la parte produttiva e proprio questi giorni abbiamo anche acquistato un nuovo capannone. Quindi la produzione sta andando molto bene. Diciamo che questo momento di crisi, di Covid, ci ha portato a crescere, perché dando la possibilità al cliente di sviluppare le sue idee, riusciamo a vendere i nostri distributori con particolarità che altri magari non riescono a fare o non hanno interesse a fare. Non ultimo, il nostro brevetto di sanificazione, che permette di dare una garanzia al cliente di mettere le mani su una parte che è sanificata, e grazie a un'app può acquistare il prodotto senza toccare il distributore. Quindi noi il futuro lo vediamo positivo, abbiamo i nostri partner a livello internazionale che stanno crescendo in maniera importante, abbiamo quasi tutti gli aeroporti negli Stati Uniti con le nostre macchine e stiamo mettendo parecchie macchine nelle navi da crociera, quindi il futuro lo vediamo ancora più positivo. Guarda, sentire quello che hai detto e con il tono assolutamente pacato e positivo con cui sei riuscito a dirlo nell'ultimo minuto è poesia ed è musica per le mie orecchie. Io ho visto in modo molto attento man mano i vari distributori esposti che stiamo guardando e che abbiamo visto negli ultimi minuti mentre parlavate con le immagini in sovraimpressione, e mi sono reso conto che avete fatto un passo avanti ancora una volta. I vostri distributori sono da sempre riconoscibili come tra quelli più adatti a distribuire anche, per esempio, come abbiamo visto poco fa, le bottiglie di prosecco senza avere problemi di rottura del vetro. Ma questa è proprio una caratteristica che contraddistingue i vostri distributori. Grazie Fabio. Sì, riusciamo a distribuire non solo le bottiglie di vino, ma anche la bottiglia Magnum messa in verticale, che quindi il cliente la vede come fosse su un'enoteca, sulla vetrina di un'enoteca, e l'acquista ed esce così come la vede. È una cosa che nessuno ha fatto finora. E ancora complimenti per questo. E allora facciamo in modo da presentare e dare la parola ad Alfonso Camporese, il vostro responsabile vendite Italia, che ci illustrerà in modo piuttosto breve quali sono le principali
caratteristiche dei modelli su cui puntate in questa edizione 2022 di Venditalia. Alfonso, intanto benvenuto qui dinanzi alle camere di VendingTV.it. Grazie mille, grazie a te e a tutti quelli che ci guardano. Innanzitutto sono felicissimo di vederti in salute. Avete nominato tanto la parola futuro. Il futuro è qua. In Magex è arrivato il futuro e il presente. Noi siamo dietro, Fabio, alla nostra novità, che è l'armadio automatico, che è il Box Max, che dà la possibilità ai clienti praticamente di ritirare dei prodotti, prenotare i prodotti grazie al nostro software di ultima generazione. E innanzitutto un'altra cosa che è molto interessante, tutti i nostri distributori che danno la possibilità di creare veramente supermercati automatici e con la possibilità anche di aggiungere forno a microonde, la possibilità anche di macchine che lavorano in temperatura negativa addirittura a meno 25 gradi. E queste sono delle caratteristiche delle macchine Alaska, meno 25 gradi, IC 14, IC 9, che sono le macchine più importanti che abbiamo, però anche abbiamo la Provision, abbiamo la macchina del vino, non dimenticare quel modello tanto tanto interessante, e sempre, Fabio, tecnologia, innovazione, queste sono le parole chiavi della Magex. Alfonso, tu da quanto tempo sei qui in Magex? E ho cominciato praticamente 8 mesi, ma è stata un'esperienza bellissima. Le dico al signor Maule che è come se avessi stato tutta la mia vita dentro la Magex, un'esperienza bellissima, un team di persone che fanno di tutto per sviluppare nuove soluzioni, nuove tecnologie, un'azienda giovane, Fabio. Ecco, diciamo che questo accade soprattutto quando c'è un fortissimo feeling e intenti condivisi con le persone con cui lavori in staff. Ed è bello vedere che lavorando solo da 8 mesi e sentirsi dire è come se stessi qui davvero da una vita intera. Alfonso, lunga vita a te con Magex, lunga vita a Magex SRL, lunga vita a tutti coloro che sono insieme a voi. Grazie e lunga vita a Fabio e a tutto il suo team che fa possibile questi bellissimi giornali. Grazie.